Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 29 settembre 2021. Austria. L'ingresso in Austria è sottoposto alle seguenti regole ai fini del contenimento della pandemia di Covid-19. Ingresso da paesi considerati a basso rischio Covid per i viaggiatori in ingresso in Austria che nei 10 giorni precedenti abbiano soggiornato esclusivamente in Austria, in Andorra, Arabia Saudita, Australia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giordania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Qatar, Repubblica Ceca, Romania, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria, Uruguay, Vaticano e Vietnam. L'ingresso nel paese è consentito senza obbligo di quarantena se in possesso di certificato o test in lingua inglese o tedesca attestante la negatività al Covid-19, il test presentato direttamente o tramite certificato deve essere stato effettuato nelle 72 ore precedenti l'ingresso nel paese, in caso di test molecolare nelle 48 ore precedenti l'ingresso nel paese, in caso di test antigenico, se sprovvisti di tale test certificazione al momento dell'ingresso in Austria, il test molecolare o antigenico deve essere effettuato nelle 24 ore successive. Per coloro che arrivano in aereo da Cipro è valido il solo test molecolare PCR ed esso può essere effettuato nelle 24 ore successive all'ingresso nel paese solo in casi eccezionali. Per ulteriori dettagli si rimanda alla sezione mobilità che trovate nel sito viaggiaresicuri.it. Oppure ancora certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante la guarigione da un'infezione Covid-19 contratta negli ultimi 6 mesi. O ancora certificato, sempre in lingua inglese o tedesca, attestante l'avvenuta vaccinazione al Covid-19. A tal fine vengono considerati validi i vaccini autorizzati dall'EMA, Agenzia Europea del Farmaco, oppure elencati nell'Emergency Use List dell'OMS. Occorre avere completato il ciclo vaccinale. Se si è ricevuto un vaccino monodose, esso è valido solo a partire dal 21° giorno dalla somministrazione per 270 giorni dalla data della vaccinazione. Per chi ha ricevuto 2 dosi, la vaccinazione è valida immediatamente per 360 giorni dalla data della seconda dose. È sufficiente una sola dose di vaccino anche nel caso in cui si sia contratta un'infezione da Covid-19 da almeno 21 giorni o in presenza di anticorpi neutralizzati prima della vaccinazione. In questo caso la vaccinazione ha una validità di 360 giorni dalla somministrazione. Permane dunque, se non in possesso di certificato attestante la vaccinazione o la guarigione dal Covid-19 nei termini sopra indicati, l'obbligo di essere in possesso di un test Covid negativo effettuato 72 ore precedenti se molecolare e nelle 48 ore precedenti se antigenico al momento dell'ingresso in Austria o di effettuarlo nelle 24 ore successive. Il possesso di test o di certificato di guarigione o di vaccinazione nei termini sopraindicati esonera dalla quarantena a condizione che si sia stati esclusivamente in Austria o in uno dei paesi sopra elencati nei 10 giorni precedenti, altrimenti la quarantena va fatta. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero mercoledì 29 settembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it.